Buongiorno. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo inizio delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. Questo era il benvenuto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ne approfitto già per salutare il Ministro che vedo qui seduto in prima fila, Marco Bussetti, e anche Vittorio Sgarbi che tra poco ci allieterà con un viaggio, insomma, alla scoperta di Leonardo da Vinci. Era il benvenuto ovviamente anche da parte di Futura, che è il percorso del Ministero dedicato alla scuola digitale e che oggi ovviamente è in veste speciale per le celebrazioni di Leonardo da Vinci. Ma le note e le voci che avete ascoltato sono quelle dell'Orchestra 100 dell'Istituto Comprensivo di Colle Corvino di Pescara. Vedo anche il sindaco qui in prima fila. Complimenti sindaco per questi ragazzi, fateli un bel applauso perché ci avete davvero emozionato. E poi la performance a cui avete appena assistito è quella di Nicola Bruni e Cristina Geninazzi della compagnia Spazio Bizzarro. Un grande applauso anche a voi. Quello che avete visto era solo un assaggio di uno spettacolo più ampio che si chiama Leonardo, il peso e la piuma, ispirato naturalmente al grande maestro. Grazie, grazie per questa introduzione che ci avete fatto. Ovviamente simbolicamente unite qui stamani ci sono tutte le scuole d'Italia, perché questo è un evento che si celebra, che inizia qui a Roma ma coinvolge tutta Italia e non soltanto. Questa è un'edizione speciale, dicevamo, di Futura, dedicata alla figura di Leonardo da Vinci, e saranno 3 giorni davvero molto intensi, dedicati proprio alle esperienze innovative, alla formazione, all'innovazione, in occasione, dicevamo, del cinquecentenario della morte di Leonardo, avvenuta proprio il 2 maggio del 1519 ad Amboise. E mentre noi siamo qui stamattina, il nostro Presidente della Repubblica è proprio andato ad Amboise a incontrare il Presidente francese e a rendere omaggio proprio a Leonardo da Vinci. Mi sono sempre chiesta, e forse anche voi ve lo chiederete ogni tanto, ripensando a personaggi come Leonardo da Vinci, se facessero capolino oggi, no? E arrivassero qui, facessero un giro per questo anno, 2019, lui che aveva inventato o comunque intuito alcune delle cose che per noi oggi sono di dominio pubblico, gli aeroplani, i deltaplani, le macchine, cose che aveva partorito il genio di Leonardo da Vinci. Ci sono degli schizzi, dei disegni, dei prototipi, giusto appunto. E una curiosità, Leonardo da Vinci, che aveva veramente eccelso in ogni disciplina, era un geologo, un pittore, uno scultore, un anatomista, uno scenografo, pensate, aveva avuto un sogno tutta la vita che non era riuscito pienamente a realizzare, quello di diventare un grande cuoco. Era stato a corte degli Sforza e anche alla corte francese, aveva provato in tutti i modi a diventare un grande cuoco, uno chef, e c'era riuscito sempre con scarsi risultati, però si era dilettato nell'inventare dei marchingegni da cucina. Chissà cosa penserebbe oggi a entrare nelle nostre cucine così piene di robot e di macchine per cucinare. Ma questa era solo una digressione, perché qui dobbiamo andare di corsa, ci sono tantissime cose che ci aspettano. Dicevamo che sono 3 giorni dedicati appunto a laboratori, gare di idee, addirittura una caccia al tesoro digitale, visite guidate per bambini e ragazzi, e poi ci saranno anche degli workshop, vedo molti insegnanti, workshop di appunto approfondimento per i docenti, performance artistiche, installazioni e infine un'area dedicata alle buone pratiche delle scuole italiane sui progetti naturalmente ispirati a Leonardo da Vinci. Ricordiamo che Futura, questo percorso del MIUR, è iniziato già da un anno e ha percorso più di 26 città e ancora nel 2019 ovviamente attraverserà tutto lo stivale e le isole, perché è un progetto a cui il Ministero tiene molto e anche giustamente. Per queste celebrazioni speciali sono coinvolti circa 1000 studenti e 100 scuole con almeno una delegazione. Più tardi entreremo nel merito di alcuni progetti speciali di questi 3 giorni, ma adesso ve li accenno soltanto. Sono il Leonardo Junior Hack, che è il primo Hackathon, pensate, che vedrà la partecipazione dei ragazzi più giovani, delle scuole medie, qui ce ne sono un po', quindi insomma è un grande onore. Il Leonardo Future Camp, che è il primo laboratorio innovativo sulle discipline cosiddette STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, Sava Sandini ispirate a Leonardo da Vinci. Ovviamente non possiamo prescindere dal luogo
in cui siamo. Questo ovviamente contribuisce a creare un'atmosfera veramente magica, non solo perché è un posto bellissimo, anzi vi invito dopo a farvi un giro per Castel Sant'Angelo, ma anche questa è una banca dati proprio di memoria collettiva della nostra storia. Chissà quante volte Leonardo l'avrà visto passeggiando per Roma, lui che aveva vissuto a Roma, circa nel 1514 si trasferì e il fratello del Papa Leone X gli mise a disposizione gli appartamenti Belvedere, proprio qui vicino, in Vaticano. Quindi chissà quante volte avrà visto anche lui questo posto dove siamo noi qui stamani a celebrarlo. Ed è per questo che non posso non dare subito la parola alla padrona di casa, Edith Gabrielli, direttrice del Polo Museale del Lazio. Benvenuta, un applauso. Buongiorno e benvenuti a Castel Sant'Angelo, uno dei 46 musei e luoghi della cultura del Polo Museale del Lazio. La storia di questo luogo è ben nota. Nasce per volontà di un imperatore, come tomba di un imperatore, Adriano, che la concepisce appunto per accogliere le spoglie sue e dei suoi discendenti. Poi nel corso dei secoli si trasforma, i papi la trasformano, prima in fortezza, poi in residenza, e nei secoli ancora assume molte altre funzioni, penso a quelle di carcere, di caserma, fino a quando all'inizio del Novecento diventa un museo dello Stato italiano, quello che è ancora oggi. Ecco, l'oggi appunto, su questo vorrei dire qualche breve parola. E per presentarvi Castello oggi scelgo di partire dai dati bruti. Castello incassa attraverso i biglietti circa 12 milioni di euro l'anno e ospita ogni anno circa 1 milione 200.000 visitatori. Una cifra che lo pone tra i musei più visitati della nostra penisola. A che mi servono questi dati? A raccontarvi quello che noi facciamo al Polo Museale. Sostanzialmente due cose. La prima è la tutela. Tutelare significa conservare attraverso la manutenzione ordinaria e poi il restauro i nostri monumenti. Ebbene, quei 12 milioni di euro ci consentono di conservare tutti gli altri siti del Polo, anche quelli più piccoli, ma non per questo minori. Ed è anche per questo che mi vedete qui in una duplice veste, quella di direttrice del Polo e direttrice di Castello, perché in un certo senso senza questo luogo il Polo tutto morirebbe. Il secondo fondamentale mandato istituzionale che noi abbiamo è quello che viene chiamato valorizzazione. A me piace più parlare di ampliamento e approfondimento della fruizione pubblica. Come lo abbiamo fatto? Beh, in questo luogo lo potete testare voi stessi, in primo luogo creando un percorso di visita, per evitare che chi entri qua dentro non faccia solo una grande corsa per raggiungere la terrazza, che è meravigliosa e vi consiglio, ma si renda conto appunto di una storia che è veramente millenaria. Poi abbiamo creato un'app, qui si parla di digitale, un'app in 7 lingue, che è all'avanguardia e che prende proprio per mano il visitatore, vi consigliamo di sperimentarla anche voi, e ve lo fa girare tutto questo castello e conoscere nei suoi vari momenti. E poi attraverso una serie di iniziative culturali, penso a delle mostre di grande rilievo scientifico, ma soprattutto grazie a iniziative come quella di oggi, che coinvolgono le scuole. Ecco, il rapporto con le scuole è stato fondamentale per il Polo fin dalla sua istituzione, e grazie anche a un accordo quadro con l'ufficio scolastico regionale, qui lasciatemi ringraziare il dottor De Angelis che fin dall'inizio ha consentito di lavorare insieme in grande armonia e con obiettivi molto precisi. E quindi chiudo, perché ci interessano tanto le scuole? Beh, in primo luogo perché, lasciatemi parlare da storica dell'arte, io sento come parte fondamentale del nostro mandato istituzionale quello di aiutare la vostra formazione, proprio sul piano storico-artistico. Un mandato che è sempre vero, ma lo è tanto più oggi, in cui la storia dell'arte è davvero un anello debole. E il secondo elemento da museologa, da chi si occupa di musei per mestiere, è che quando io vi vedo, vedo dei newcomers. Chi sono? Sono quelli che entrano in un museo per la prima volta e che se si trovano bene possono fidelizzarsi, cioè diventare dei nostri visitatori abituali, capire che un museo è anche casa loro. Grazie. Grazie, un applauso alla direttrice Edith Gabrielli.
E adesso, siccome come dire, l'eredità di Leonardo da Vinci è un'eredità che entra nei libri di scuola, ma dovrebbe entrare anche nella memoria collettiva e condivisa di tutti i ragazzi, almeno questo è l'obiettivo del Ministero, do il benvenuto al signor Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. Benvenuto a Marco Bussetti. Prego. Vi lascio il palco. Beh, onorevole Vittorio Sgarbi, grazie. Grazie di essere qua oggi. Vorrei salutare anche tutte le autorità presenti, i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti, perché oggi veramente dichiariamo aperto la giornata di Leonardo e quindi tutte le celebrazioni che si concluderanno, ve lo ricordo, quella che sarà la notte, questa lunga notte, questa notte bianca il 15 aprile del 2020 in occasione dell'anniversario della nascita di Leonardo. Io vorrei anche salutare tutti i ragazzi che sono qua presenti, che stanno in questo momento soffrendo anche un po' la temperatura, e quindi mi spiace per loro, cerchiamo di andare veloce anche per questo. E anche quelli che ci vedono in via streaming in questo momento, ma soprattutto a chi mi ha preceduto adesso, perché diretta di e di Gabriele, veramente un applauso, perché Castel Sant'Angelo, diciamo, ci ha gratuitamente, e vorrei veramente ringraziarla per la sua sensibilità, attenzione, che ha dimostrato veramente con fatti concreti. Io penso che il titolo dell'iniziativa Futura Leonardo non potrebbe essere più adeguato, perché pochi come Leonardo hanno avuto la forza e la capacità di creare il futuro, ma il nostro futuro è quello del mondo che abitiamo. E per lui il pensiero non si declinava solo in una forma logica, ma diventava anche immaginazione, e questo attraverso questo ostinato rigore con cui l'arte procede, il pensiero diventa sensibile, corpo, invenzione, tecnica, dipinto, e le sue idee, lo sviluppo delle macchine, l'utilizzo del disegno e della prospettiva, gli studi ingegneristici, sono anche questi la base fondamentale per le scoperte scientifiche, industriali e tecnologiche che poi sono avvenute nei secoli successivi. Fu un grande protagonista dell'umanesimo, a cavallo del 4 e 500. Leonardo fu, ricordiamo, artista, pittore, scultore, architetto, ingegnere, fisico, astronomo, scienziato, filosofo. Nonostante lui stesso si definisse homo senza lettere. Io credo che l'eclettismo, l'eterogeneità della sua attività intellettuale e artistica lo rendono una figura perfetta per simbolizzare le modalità in cui il sapere al giorno d'oggi deve essere inteso. Un sapere che oggi deve essere trasversale, poliedrico, polivalente, flessibile, plastico, multiforme. Ed è proprio l'apprendimento permanente, indisciplinare e multifunzionale che deve essere la nostra forza per il futuro. Il cammino della formazione di sé è continuo ed è incessante. E noi, dobbiamo ricordarlo, siamo suoi eredi. Le nostre radici affondano in lui. E per questo abbiamo il dovere civile di conoscere il nostro passato, di custodirlo e soprattutto di valorizzarlo. Di farlo rivivere nel nostro presente, perché sia da stimolo per il nostro futuro. Ricordiamo che noi siamo ciò che siamo grazie a ciò che siamo stati, e ci è dato un futuro solo in relazione alla tradizione che ci definisce come civiltà e dunque come uomini occidentali. Il genio si manifesta nella gloria immortale anche delle sue opere. Nell'arte l'uomo si eternizza, come mi ricorda spesso l'onorevole Sgarbi. Portando l'espressione il bello, l'uomo lascia nel mondo un'impronta eterna di sé che si tramanda. Nell'arte artistico si sfida la paura della morte e si vince il tempo, ragazzi, quel tempo che è un termine insuperabile nella morte. I geni come Leonardo, ma ricordiamo anche Dante, Giotto, Michelangelo, Leopardi, quest'anno tra poco festeggeremo anche i 200 anni dell'infinito, segnano lo spirito di un'intera civiltà e permangono per sempre nell'immaginario culturale, collettivo e comunitario. Ma
Ma la domanda principale che guida l'umanesimo è, ce lo domandiamo spesso, cos'è l'uomo? Che si può anche declinare nella forma chi è l'uomo. L'uomo non è una cosa tra le cose, ma è quel particolare essere che è in grado di interrogarsi sulla natura, di interpretare il mondo e di trasformarlo. La ragione scientifica non si limita a descrivere solo i fenomeni, l'esperienza, ma esprime anche la pretesa di modificare il mondo, di dominare la natura. La presenza dell'uomo nel mondo non è quella di un osservatore neutro, il suo è uno sguardo da nessun luogo. L'uomo agisce, opera, la sua è forza creatrice, ma veramente. Per questo vorrei richiamare il suo disegno più famoso, l'uomo vitruviano, ritrae il corpo dell'uomo, se ve lo ricordate, secondo proporzioni ideali, scritto in due figure, che sono il cerchio, che rappresenta l'universo, e il quadrato che simboleggia la Terra. L'uomo è il centro del cosmo, in perfetta armonia con il creato, la sua è una divina proporzione. La mente umana è in grado di vedere questa armonia e di rappresentarla. E sulla scia di Leonardo ritengo sia opportuno oggi parlare della necessità di un nuovo umanesimo, di riportare l'uomo al centro delle nostre azioni. Nuovo umanesimo significa fare in modo che il benessere rimanga il fine ultimo delle nostre azioni e che l'uomo non diventi mezzo sacrificabile di fronte a qualsiasi esigenza. Significa accettare la sfida di un futuro in cui la libertà possa convivere con l'innovazione tecnologica. Significa riportare al centro il rispetto per la persona umana in quanto tale, tornare a essere responsabili della vita del pianeta, fare in modo che libertà e tecnologia possano stare insieme, e questo è un compito che ha l'educazione e la ricerca. E la politica ha il dovere di fungere da garante, agire affinché la società proceda verso un maggior benessere individuale, ma soprattutto collettivo, sia economico che sociale. La forza della scienza, ragazzi, e della tecnologia è oggi talmente incontrastata che al centro rischia di non esserci più l'uomo, ma l'esclusivo incremento delle potenzialità della scienza medesima. Lo stiamo vedendo ad esempio nel lavoro, dove la progressiva meccanizzazione e digitalizzazione stanno modificando in maniera irreversibile i processi e i fattori di produzione, togliendo spazio all'uomo. Questo non vuol dire arrendersi però, ma accettare la sfida e trovare una nuova collocazione per l'uomo in questo scenario. Futura è un evento che guarda in questa direzione. Io ritengo che, come ministro, ho molte responsabilità, ma proprio per questo io ho voluto mettere al centro della nostra visione di futuro i giovani. E al centro dell'istituzione scolastica c'è lo studente, non con le sue competenze, ma con le sue attitudini, le sue disponibilità interiori, le sue potenzialità. Perché educare significa dar forma al desiderio individuale. E per questo mi rivolgo velocemente, visto che siamo anche verso la fine dell'anno scolastico, ai docenti e ai nostri ragazzi, dico loro, quando prendete un voto a scuola, 7, 8, 9, quello che volete voi, non è il voto che giudica la persona, ma giudica il compito o l'interrogazione. Chiaro? Ditelo ai vostri insegnanti che voi siete da 10, perché avete dei sentimenti, avete dentro delle emozioni, siete delle persone e quindi voi avete bisogno di essere incentivati per questo. Quindi ricordatevi che il voto non vi deve né scoraggiare né farvi sentire dei grandi, ma vi giudica per quello che è un compito o un'interrogazione. Ma per i vostri genitori voi siete il meglio e ricordatelo, sinceri sempre, ok? Io questo ve lo voglio sempre ricordare. Poi non voglio dilungarmi su quelli che potrebbero essere tanti interventi che noi come Ministero abbiamo fatto rispetto alla digitalizzazione, al potenziamento delle competenze per gli studenti e lo sviluppo anche del pensiero computazionale e della creatività digitale, tante cose. Ma sicuramente le competenze sono fondamentali, che dalle attitudini si può passare alle competenze, certo. E anche quelle che sono le specializzazioni in discipline STEM.
E ritengo che però a monte debba esserci un'educazione rivolta alla persona, lo ripeto, in tutti i suoi aspetti, sia intellettuali ma soprattutto emozionali. E voi ragazzi dovete sempre credere in voi stessi. La scuola deve educare e non semplicemente informare. Infatti vi ricordo che qualcuno dice che è meglio una testa ben fatta piuttosto che una testa piena, ecco. Perché solo così, e questo mi rivolgo ai docenti, e ricordo loro la loro responsabilità da questo punto di vista, il loro compito, il loro ruolo fondamentale per l'educazione dei nostri ragazzi. E noi abbiamo veramente dei grandi docenti, bravi, competenti e preparati nelle nostre scuole, che devono sicuramente, e non ce lo ricordiamo mai, mai. Fate un applauso ai vostri docenti, ragazzi, perché guardate che loro si impegnano, ci mettono tanto. Ma veramente tanto, tanto, tanto amore nei vostri confronti. E questo dobbiamo riconoscerlo sempre. E vorrei chiudere rivolgendomi a voi ragazzi e dirvi di essere sempre curiosi come Leonardo, che è l'esempio giusto da questo punto di vista. Non arrendetevi mai, mai. Perché voi non è retorica, dovete inventare veramente il vostro futuro e quello della società dell'avvenire. Quindi siete non solo la nostra speranza, ma la nostra forza. E io come ministro sarò sempre al vostro fianco. Poi un'ultima cosa. Ormai manca poco, siamo quasi alla fine dell'anno scolastico. Per questo, permettetemi, ve lo anticipo già con 4-5 settimane di anticipo. Auguro a tutti voi, docenti, studenti, ma ricordiamoci anche il personale amministrativo delle vostre scuole, ATA, di concludere al meglio quest'anno che è stato veramente, sicuramente, anzi, duro, denso di fatica, di difficoltà, ma che sicuramente anche di grandi gioie. Per cui buon lavoro per questo, quel tempo che vi rimane, in bocca al lupo e viva Leonardo. Grazie. Grazie Ministro. Grazie. Ministro Bussetti, e grazie naturalmente di nuovo al MIUR per l'impegno che attraverso Futura sta mettendo proprio in queste celebrazioni. Adesso entriamo nella testa e nel cuore del protagonista che stiamo qui celebrando e lo facciamo con la presentazione dell'onorevole professore Vittorio Sgarbi, che ci richiama un pezzo dello spettacolo Leonardo, il genio imperfetto. Un applauso, non si faccia male. Spettacolo Leonardo il genio. Va bene qui, sì. Beh, ringrazio come naturale la direttrice di Castel Sant'Angelo che ha concesso al Ministero dell'Istruzione, che un tempo era pubblica e adesso resta pubblica, lo spazio in cui voi siete per parlare a tutti gli studenti d'Italia, idealmente voi più fortunati perché non siete nelle aule scolastiche e gli altri lo vedranno in qualche modo attraverso le invenzioni di Leonardo diventate tecnologia del nostro tempo, e ne approfitto per prendere in parola il ministro, che sa che da me può arrivare soltanto ragione di meraviglia e di stupore, e quindi ha pensato che fossi io a dover parlare di Leonardo. Io sono, come Di Gabriele, uno storico dell'arte, curioso di cose minore, marginali. Tutta la vita ho guardato con una profonda antipatia Leonardo, Michelangelo, Raffaello, questi rompipalle che determinano le celebrazioni, bisogna parlarne per forza. Persone che hanno vissuto come noi e tra l'altro sopravvalutate, perché Leonardo in realtà non è riuscito a fare niente di buono in tutta la sua vita. Devo contraddire il mio ministro, il mio amico ministro, perché Leonardo era veramente il genio della imperfezione. Ha detto il ministro, grande protagonista dell'umanesimo a cavallo tra 4 e 500, Leonardo fu artista, pittore, scultore, architetto, ingegnere, fisico, astronomo, scienziato e filosofo, non ha detto fallito. Come filosofo non prendiamo nulla da lui, perché non ha scritto niente che sia così urgente come, non so, i ricordi di Guicciardini. Come architetto non conosciamo una sola architettura. Come scultore non conosciamo una sola scultura se non fallimentare, non riuscita. Come scienziato ha fatto un sacco di pensieri interessanti, ma niente di buono. Come ingegnere tanto meno. Come,
Come pittore è stato modesto ma utile e ha fatto un numero molto limitato di opere d'arte che tutti conoscete, che si rappresentano. Sì, è ancora qui con noi. Infatti l'altra cosa che volevo dire è che era sicuramente per molta parte della sua vita un burlone, perché il suo obiettivo era ottenere il reddito di cittadinanza. Non ha mai fatto niente in vita sua, non si conosce nulla, mentre gli altri artisti erano dei cortigiani. Penso al grande poeta Ludovico Ariosto, che si dichiarava, era prono davanti al Duca di Ferrara e aveva un rapporto subalterno con il potere, essendo un grande poeta, ma ossequiava continuamente il potere. Leonardo aveva una presunzione di sé così alta che competeva addirittura con Dio, e non c'è nessuno che gli abbia chiesto nulla cui lui gli abbia obbedito. Era, da questo punto di vista, il primo artista moderno, perché lavorava per sé. Voi pensate, per esempio, che a un certo punto arriva un marito, sicuramente cornuto, Francesco del Giocondo, già il nome lo dice, dice: fai il dipinto di mia moglie, e glielo paga. Lui comincia a dipingerlo, naturalmente un pittore normale avrebbe fatto quel dipinto in, diciamo, 6 mesi. Lui ci lavora 4 anni e lo lascia incompiuto. Poi, visto che gli piaceva, teneva vicina questa donna, che per lui non era il ritratto della moglie dell'amico, ma era una persona vivente. Nessuno ha dipinto un'opera che non sia un ritratto di qualcosa freddo e distante, ma una persona che è dentro di noi come la Gioconda. Quindi ha superato le possibilità di qualunque artista e se l'è portata via quando è partito per la Francia, dove oggi i presidenti lo stanno celebrando, e l'ha venduta al re di Francia. Pensate il cornuto che l'ha inizialmente pagata, che non ha posseduto il ritratto della moglie, e il dipinto oggi, con corna anche di Stato, è al Louvre. Tutti vorrebbero poterlo avere, c'è uno che l'ha rubato. Mi ricordo il suo compagno di partito Maroni, che era un uomo spiritoso, a un certo punto dice: ma Vittorio, si potrebbe avere in Italia la Gioconda? Dico: ma se gli dai 2 uomini, 2 bronzi di Riace, magari te la danno. 2 uomini per una donna, più o meno è il valore che abbiamo. Le donne valgono il doppio degli uomini, come sanno gli uomini giusti e come sanno le donne nella loro coscienza. E quindi lo scambio si poteva fare. Dico: cosa ne vuoi fare? Vorrei portarla a Varese. Dico: ah, Varese. E a Varese, perché il ladro della Gioconda era di Varese. Voleva celebrare il ladro. A un certo punto, nel 1911, la Gioconda diventa famosa perché uno di Varese va al Louvre, la porta via e la porta in Italia, perché voleva che stesse in Italia, non sapendo che era, com'è, legittimamente in Francia, perché Leonardo l'ha venduta al re. E da questo punto di vista, quando io feci una cosa divertente su internet, una pubblicità di un'automobile, Mona Lisa, feci credere che andavo a prendere la Mona Lisa, ed ebbe una quantità sterminata di link per dire: sì, portala in Italia, solo il calcio, solo le squadre di calcio nazionale e quelle per cui ognuno tiene per la sua città e la Gioconda hanno questa capacità di corrispondere allo spirito nazionale. La Gioconda è la patria e quindi sta fuori patria, perché non vuole confondersi con questo governo. Poi incontra Di Maio, non sa cosa dire a Di Maio, dice: ma cosa? Poi non mi dà il reddito di cittadinanza, quindi insomma un pasticcio. Per cui il capolavoro dell'arte italiana sta al Louvre. E facciamo queste celebrazioni. Naturalmente ci sono dei comitati che, una volta io ne ho presieduti molti, hanno onorato artisti italiani meno conosciuti di Leonardo. Quest'anno si è ripristinata la tradizione dei centenari e quindi delle celebrazioni, e celebreremo nel 2019 per il 1519 Leonardo, nel 2020 per il 1520 Raffaello, quindi sarete ancora qua, e nel 2021 Dante, che è morto nel 1321. Però lo Stato, sapete questi governi come sono, è partito tardi, quindi le celebrazioni di Leonardo qui sono finte, saranno tutte al Louvre. Il Louvre farà la mostra di Leonardo e l'Italia farà ovviamente una serie di atti che sono simulazioni di grandi celebrazioni. Sarà invece il 2020 l'anno per celebrare con più tempo, con più possibilità di avere prestiti di opere d'arte, Raffaello. Però quello che in questi 3 casi fa effetto è che celebriamo 500 anni dalla morte. Infatti non l'ha detto, siccome è un uomo pieno di vita, non si è detto: sono qua la giornata di Leonardo. No, oggi è il 500° anniversario del giorno della morte. Una rottura di coglioni, cioè una data da toccarsi. Cioè, la morte, celebriamola. Sì, poverini, però anche loro sanno di cosa stiamo parlando, insomma.
cioè, si tratta di apparato anatomico, insomma, ecco. E quindi, insomma, la morte non è proprio il giorno mio, la morte, siamo tristi, invece tutti allegri, perché in realtà, volevo comunicarvi, Leonardo non è morto, è dentro ognuno di voi. Diciamo, Raffaello un po' morto è, anche giovane. Dante, insomma, un po' lontano. Leonardo è vivo e presente in noi. Quindi stiamo celebrando il 500° dell'inizio della vera vita di Leonardo, non della sua morte. E della vera vita di un uomo che sapeva che la perfezione nostra è nella mente. La mente dell'uomo può fare qualunque cosa e può competere con Dio. La sua vera gara era con Dio. E quando lui, dopo tanta pittura mancata, tanti dipinti sbagliati, come l'Ultima Cena, che è un dipinto che non c'è più, è evaporato perché è dipinto male, arriva appunto alla Gioconda, lì si rende conto che il suo compito non è di fare qualcosa che abbia a che fare con le riproduzioni, le illustrazioni, la riproduzione della vita di una persona, ma farla vivere. E infatti fate un esperimento che sicuramente io ho già raccontato al Ministro, ma ognuno di voi può misurare sulla sua vita. Tutti voi conoscete la Gioconda prima di averla vista. Normalmente uno parte per una gita turistica, va in un museo, lo portano in un museo, vede un dipinto, prende la cartolina, prende un catalogo, prende un libro e lì ha la riproduzione dell'opera che ha visto. Andate a vedere la Madonna del Parto di Piero della Francesca, andate a vedere Giotto gli Scrovegni e poi prendete un libro, una fotografia, una cartolina. Leonardo dipinge un'opera che noi conosciamo prima in riproduzione che nella realtà. L'abbiamo vista da bambini sulla scatola dei cioccolatini, l'abbiamo vista nella stanza di nostro zio che aveva una copia della Gioconda, l'abbiamo vista in un libro di storia dell'arte, abbiamo visto la fotografia, cioè qualcosa di immateriale. Poi un giorno partiamo per Parigi, individualmente o con una scolaresca. Cerchiamo di vedere la Gioconda, arriviamo davanti alla Gioconda e ci sono 400 giapponesi rompipalle che ti impediscono di vederla. Tu dici, ma fai così, provi a guardarla, lei fa un occhiolino perché... E però non riesce a vederla, perché è coperta dalle nuche sudate dei giapponesi, i quali la guardano, non gliene frega niente neanche loro, ma devono fare intorno Tiziano, Giorgione, tutti i grandi artisti, nessuno si rifila, solo lei, la quale ti guarda furba, perché in realtà ha quell'aria di dire io sono tua, in realtà non è di nessuno. E quindi tu vai a vedere con un atto notarile la riproduzione della riproduzione che conoscevi già. Avevi già dentro di te un'immagine assoluta, essenziale. È la stessa cosa che capita nel Novecento quando uno dei capolavori, mi dispiace dirlo davanti al Ministro, dell'arte universale è un orinatoio, si chiama Duchamp, prende l'orinatoio e lo porta in un museo. Quell'orinatoio non esiste, perché anche il direttore del museo, come poteva essere Di Gabrielli dell'epoca, l'ha trovato un po' imbarazzante e l'ha buttato via. Esiste la fotografia e nei musei ci sono altri esemplari di quello stesso orinatoio, che tanto è uguale, è un'idea che discende da Leonardo. Duchamp reincarna Leonardo, che diceva la pittura è cosa mentale. Noi abbiamo un'idea, l'opera non conta. E il fatto che la riproduzione della Gioconda sia infinitamente diffusa la fa diventare qualcosa di un po' diverso. Quindi, per cominciare a vedere Leonardo, la prima immagine che io avevo pensato di mostrarvi è questa, che è l'immagine numero, credo, 61. E vabbè, se vai avanti così come testa elementare, devi colpire secco. 61, tu vai al 61 e la trovi. Quindi rubata nel 1919, poi naturalmente riportata con trionfo patriottico nella sua nuova patria che è la Francia. E ecco, questa è la Gioconda del 1919 di Marcel Duchamp, che le fa i baffi. Ora, no, sei proprio tornato, c'è due ore... Che la tecnologia, hai capito? Guardate, i computer, Steve Jobs. E dove l'hai messa? E vabbè, la ritrovi. Questi qui dormono, vabbè, sono tutti cotti, sono lessi, fra un po' li possiamo... Ora, l'idea che un'opera così importante si raddoppi nel secolo delle avanguardie, delle sperimentazioni, delle tele tagliate, in cui la pittura non ha più il senso che aveva nel passato, è la dissacrazione che tocca un mito, per cui... Se tu la facessi vedere una volta o l'altra. Per un attimo.
Sì, vabbè, col PC. Il PC qui è il PC? Il Partito Comunista. Dai, prova. Prova, su, la prova. Eccola qua. No, questa qui è lei. Però vedi. Ma come non ce l'hai? C'è qui 61, c'è scritto. C'era, l'hai vista, no? Però era interessante rivederla, semmai la tecnologia, vedete, il fallimento di Leonardo è questo. Quello che lui ha pensato non funziona. Tutta questa tecnologia, questi computer. E dove stai? Devi andare al numero 61, no? Questo è fatto apposta, eh? Avanti. No, perché c'era una bella sequenza, era divertente se non ce l'avesse questo suonato comunista. Ecco. Allora, cosa fa? Questo non è uno scherzo, un gioco, non è un'invenzione di uno studente, è un grandissimo, il più grande artista d'avanguardia del Novecento, prende questa immagine, si rende conto di come è scaduta, di come è diventata consumistica, di come è diventata una cartolina, e la prende in giro e fa i baffi. Qui comincia una lunga storia di beffe che nessun pittore ha avuto, non lo fai con Raffaello, non lo fai, se vai a fare una cosa di quel genere su un dipinto di Raffaello ti prendono per matto e ti arrestano, ma non lo fai neanche per finta, neanche con simulazione. Lo fai con Leonardo, perché Leonardo è un tuo compagno di banco che prendi in giro, insomma, ecco, lo prende in giro, diciamo. E allora subito dopo... un pittore che tutti conoscete, numero 63, sarebbe due numeri dopo, 63, che è Salvador Dalì, dice sì, ha ragione Duchamp, ma gli faccio i miei baffi, i miei occhi, la mia faccia da pazzo, e fa il suo autoritratto attraverso la Gioconda, perché la Gioconda è l'autoritratto di tutti noi. Tutti noi siamo la Gioconda, e si diverte, mette quegli occhioni da pazzo e lo fa diventare un'altra caricatura, che però corrisponde alla sua idea di un'arte provocata e provocante. Ma tutti conoscete Fernando Botero. Cosa può fare Botero con la Gioconda? Guardate un po'. Botero fa così. Dice, beh, ingrassiamola un po'. E usa la Gioconda per parlare di se stesso. E a questo punto io ho pensato, ma perché ognuno è la Gioconda e io no? Allora, 67, ho pensato di fare questa immagine che tutti voi vedrete con sicura, no? Eccolo qua. Ora, se voi provate a farlo con la faccia di Bussetti, con la faccia di Edith, con la faccia del direttore, viene bene sempre, che Leonardo è tutti noi. Questa è la sua forza. Ed è un ragazzo rispettoso, che si diverte, che prende in giro il Duca. Quando va a Milano gli dice, guarda, devi fare un cavallo più grande di tutti i cavalli del mondo. E si fa dare un sacco di soldi e non è capace di fare il cavallo. Non lo può fare perché non aveva la possibilità. Fa un disegno e poi da quello inizia un cantiere che non finirà mai più. Ecco, vi ho dato alcune indicazioni di paradossi che sono però fino a un certo punto tali, perché la sua mente era capace di tutto e quindi veramente pensava che sarebbe avvenuto il momento in cui l'uomo avrebbe volato. Infatti l'uomo vola, ma non perché lui ha inventato l'aeroplano, perché poi l'umanità si è sintonizzata con una necessità che lui aveva intuito. Quindi lui vive oltre la sua vita e il suo riferimento non sono i suoi colleghi artisti, non è Verrocchio, Piero della Francesca, anzi con Verrocchio fa un altro divertimento. Qui agli inizi voi vedete un dipinto piuttosto significativo che è il Battesimo di Cristo, numero 9. È una delle primissime opere di Leonardo a 19 anni, il quale sta nella bottega di un grande pittore che si chiama Verrocchio, pittore e scultore. Lui arriva lì come un ragazzino, il padre sapeva che era un ottimo disegnatore, glielo mette lì, eccolo qua, e lui con un colpo di mano dipinge un particolare a sinistra, lo vedete, numero 11, eccolo qua. Purtroppo il taglio della fotografia ci impedisce di vedere l'angioletto imbambolato con un'aria un po' da mezzo drogato che è quello lì, che guarda così, così, che è quello di Verrocchio. Quello di Leonardo è straordinario, è pieno di dolcezza, guarda verso l'infinito, ha una morbidezza delle carni e una dolcezza dello sguardo che sono la prima pittura psicologica. Lui è il primo che dipinge uno stato d'animo. Se vedeste, ma possiamo tornare all'intero, il numero 9, i due angeli, ecco, vedete che l'altro invece ha l'aria proprio incantata. E quando Verrocchio vede questo intervento del suo allievo, che considerava uno sicuramente
sveglio e intelligente, ha una reazione isterica che ci racconta il primo storico dell'arte, quello che racconta la vita dei pittori, che è Vasari. Allora dice: acconciossi per via di Ser Piero, suo zio, all'arte con Andrea del Verrocchio, il quale, facendo una tavola dove San Giovanni battezzava Cristo, Leonardo lavorò un angelo che teneva alcune vesti e, benché fosse giovanetto, lo condusse di tal maniera che molto meglio delle figure d'Andrea stava l'angelo di Leonardo, il che fu cagione che Andrea mai più non volle toccare i colori, sdegnatosi che un fanciullo ne sapesse più di lui. Ecco, il suo divertimento è l'opposto di quello che diceva Bussetti. Prendere in giro il professore. A lui i maestri non gli piacevano, andava lì e cercava di creargli dei dubbi. Era formidabile nel cercare di mettere in discussione la scienza dei maestri. Lo faceva con i filosofi, lo faceva con i matematici. Arrivava lì e metteva in discussione e naturalmente creava un certo turbamento, perché chi ha una dottrina sa che bisogna portare rispetto al suo sapere. E invece in fondo in lui agiva quella stessa formula che fece dire a Bertolt Brecht, un grande drammaturgo novecentesco: se vuoi diventare una guida, devi dubitare delle guide. Lui dubitava dei maestri e con ciò andava sempre oltre quello che loro potevano aspettarsi da lui. Ora, da questo punto di vista, è una personalità assai complessa, perché non esiste un'opera finita o compiuta. In pittura qualche cosa, come la Gioconda, assomiglia alla compiutezza. Ma lui dice: massime dell'erudizione e i principi delle lettere, nelle quali avrebbe fatto profitto grande, se non fosse stato tanto vario e instabile, perciò che egli si mise a imparare molte cose e cominciate poi le abbandonava. Aveva veramente un metodo che era quello di non affezionarsi dell'opera che aveva davanti. L'incompiutezza per lui era una risposta definitiva, non occorreva andare avanti. E ecco, nell'Abaco, in pochi mesi che Vattese, fece tanto acquisto che, muovendo di continuo dubbi e difficoltà al maestro che gli insegnava, spesso lo confondeva. Quindi lo fa con il maestro di matematica, lo fa con Verrocchio. È proprio una sua determinazione rispetto al sapere chiuso e assoluto. E allora diciamo che davanti alla sua opera noi abbiamo la soggezione che si ha normalmente per le persone che hanno una grande dottrina. Però il fatto che si dichiarasse uomo senza lettere, che non conoscesse il latino, che fosse quindi fuori delle regole tradizionali dell'uomo di sapere, che non avesse fatto, non c'è un trattato portato a compimento in cui lui insegna qualcosa a qualcuno, perché lui voleva imparare dalla natura, quindi dipendeva dalla natura e sentiva che nulla rispetto ai temi della religione, che sono così importanti. Noi abbiamo, l'uomo vive la condizione che vive rispetto agli animali, perché ha la coscienza del tempo e la paura della morte. La paura della morte conduce quelli che noi poi a scuola studiamo a fare qualcosa che va oltre la loro vita. Leopardi non è morto, il suo infinito è presente, è infinito anche nella durata, così Michelangelo, così Dante. Tutto quello che noi studiamo è per dimostrare che l'uomo può vincere la morte. E l'uomo fa storia, in quanto la sua memoria gli consente di costruire, vedete qui il palinsesto di tante epoche che ha portato al compimento di questo edificio di età romana al suo inizio, e oggi lo vedete in un aspetto cinquecentesco. Ma l'uomo continua l'opera di Dio, e Leonardo ne è consapevole al punto tale che la sua unica teologia è l'arte. Con l'arte tu riesci a fare un processo creativo che ha due elementi fondamentali: la vittoria sulla morte, quindi l'opera esiste dopo di noi, la mia anima si proietta dentro la Gioconda, la mia anima si proietta dentro la muta di Raffaello, e Raffaello lì mi parla, continua a vivere. Quindi l'immortalità che l'opera d'arte ci dà e che dà agli artisti, e il miglioramento del mondo. Il mondo diventa più bello in virtù degli artisti. E cos'è il miglioramento del mondo? È quello che caratterizza Dio, la creazione. Dio è in quanto è eterno e in quanto crea. E l'artista si eterna e crea, migliora il mondo. Questo era così chiaro nella mente di Leonardo che lui sicuramente, l'avete sentito prima, non è morto.
continua a darci segnali della sua vita e continua a fare compiere quello che lui ha lasciato incompiuto, perché tutto si svolge nella mente dell'uomo, che non ha bisogno, come tutti quelli che credono in Dio, della fede. La fede serve perché la ragione non riesce a capire i misteri di Dio, quindi noi abbiamo un destino, una grazia per quelli che credono, che è un atto di fiducia. La fede è quello, perché la ragione non può capire il processo divino. Leonardo ha cercato di capire il processo divino e di riprodurlo. E si può dire che in questo sia veramente il primo scienziato, perché il suo Dio non è un Dio lontano e minaccioso o indulgente o capace di dare misericordia agli uomini, ma è Deus sive natura. Nella natura, che è la creazione di Dio, c'è Dio. Dio è lì, nelle cose. Occorre che io le capisca e capendo le cose riesco a raggiungere Dio. Ecco, io credo che questo sia la cosa che dei precedenti incontri con il ministro lo ha colpito rispetto a un'interpretazione diversa da quella che vale per ogni altro artista. Anche gli altri artisti raggiungono quel risultato, perché noi leggiamo Leopardi oggi e Leopardi è morto nel 1837, per cui la sua morte è lì, ma non è affatto morto. Tutto quello che leggiamo, tutto quello che ci serve a vivere oggi ci dimostra che sono talvolta più vivi quelli che non ci sono più, in virtù di quello che ci hanno lasciato, di molti vivi che sono soltanto viventi, ma che non hanno capacità di pensiero originale. Noi viviamo in un mondo di infiniti morti. E allora, io in questo credo che, al di là di alcune immagini che posso anche mostrarvi, noi dobbiamo intendere che, miracolosamente, rispetto ai temi di studio e di conoscenza, Leonardo capì che lo strumento più alto per comprendere Dio era l'arte, perché ne riproduceva il processo creativo. C'è qualcosa di divino nel fatto che un artista faccia venire fuori da sé quello che poi sono le stanze vaticane, il giudizio universale. Tu guardi il giudizio universale di Michelangelo, se c'è il giudizio universale Dio ci deve essere. Michelangelo ha dipinto Dio, quando dipinge il Padre Eterno che dà la vita ad Adamo, e lì Dio c'è. E quell'immagine è così potente nella nostra mente che è la continuazione della creazione. E allora forse possiamo dire che, così come è stato tanto imperfetto e tanto incompiuto e tanto fallito in tutte le discipline che ricordava il ministro, nella pittura si è applicato di più, ma non per obbedire alla committenza. Se ci pensate bene, normalmente un artista ha un duca, un principe, un papa, dice vieni qua, dipingimi la volta della Cappella Sistina, e quel povero Michelangelo si mette lì a servizi diversi e dipinge come vuole lui, ma obbedendo a un ordine, e così fa Raffaello nelle stanze vaticane. Nessun principe, duca o papa ha chiesto e ottenuto nulla da Leonardo. Leonardo è l'unico artista che dipinge solo per sé. Gli chiede appunto Francesco Re Giocondo di editare la moglie e lui il dipinto lo dà a un altro. Poi ci sono una serie di, non so, la Vergine delle Rocce è una richiesta, ma non un ordine. Dice, ma ti pregherei di farmi una bella Madonna che vorrei regalarla al re di Francia. E allora Leonardo fa un dono e è come se fosse lui stesso il duca che produce questa immagine che possiamo forse anche vedere. Tanto è memorabile, vediamo il numero 22. Eccolo qua. Ecco, questa è un'opera compiuta, stranamente compiuta, che Ludovico il Moro gli chiede per regalarla al re di Francia. E quindi è una committenza, ma una delle rare committenze di cui ci parlino documenti e fonti. Poi c'è il monumento equestre, che vi dicevo prima, il numero 17, però forse qui non c'è l'immagine. Ecco, no, quella è bellissima, sì. Quello è il disegno in cui c'è tutta la scultura. Che bisogno c'è di fare una scultura quando quel disegno è già tutto? Ha una capacità plastica, un senso delle forme, purtroppo non lo vediamo indietro. Ecco questo qua, guardate. Guardate il movimento delle gambe, sembra un disegno futurista. E lui allora convince il duca che occorreva fargli quel monumento, poi comincia a lavorare, non lo porta a compimento, e questo disegno probabilmente è del 1492, l'anno della scoperta dell'America. È una bella coincidenza, perché per realizzare questo monumento occorrono circa 500 anni, quando gli americani,
che all'epoca non c'erano ancora, gli americani del tempo moderno, regalano a Milano, finalmente, con la tecnologia moderna, quindi era possibile farlo, il cavallo, e lo vedete, numero 21, eccolo qua, quindi esiste, fatto 500 anni dopo, perché la tecnologia consentiva quello che lui aveva solo pensato. E gli americani hanno donato questo imbarazzante cavallo a Milano, che non sa dove metterlo, perché è di Leonardo, ma non è di Leonardo, è fatto troppo tempo dopo, ma d'altra parte, se uno volesse realizzare sul disegno di un architetto un'architettura, l'architettura in fondo è conseguenza di quel disegno, quindi nel disegno c'è la invenzione e l'idea da cui tutto parte. E quindi poi torna a Firenze, sempre con il suo gruppo di allievi che lo seguono come un guru e che stabiliscono con lui un rapporto per cui non sono loro a aiutare lui, ma lui aiutare loro perché sono troppo incapaci, e per fargli fare bella figura aiuta i suoi allievi come Salai a dipingere meglio. E quando arriva finalmente a Firenze, numero 23, tornando a casa dopo 20 anni di Milano, chiede di poter fare per una chiesa di Firenze, Santissima Annunziata, un'opera che aveva cominciato Filippino Lippi, il quale, sentendo il nome di Leonardo, prende paura, si ritira e dice faccia lui. E lui sta lì e per 2 anni non fa assolutamente niente. Pigro e mantenuto dai frati che si aspettavano la rivelazione. Quando la fa, fa questo meraviglioso disegno di cui è inutile cercare poi la derivazione in pittura, perché non l'ha mai fatta. In questo disegno ha messo tutta l'intuizione della bellezza della madre che è la Vergine rispetto al bambino e della madre della Vergine che è Sant'Anna, che la guarda compiaciuta perché vede che sua figlia sta diventando quasi una figura divina. E questa capacità di interpretare la psicologia è di nessuno, ma non c'è bisogno di affaticarsi troppo, di compiere l'opera, tanto basta questo formidabile disegno che purtroppo non vedete con troppa nitidezza. E poi, sempre mentre era a Milano, fa un capolavoro che è una donna molto diversa dalla Gioconda, che è la Dama dell'Ermellino, se riusciamo a trovarla, il numero 28. E qui vedete che lui ha un atteggiamento psicologico opposto a quello che ha con la Gioconda. La Gioconda non è difficile da capire, ci guarda compiaciuta perché è la perfezione del creato, intorno c'è acqua, terra, fuoco, tutti gli elementi della natura, ma lei è perfetta e ci guarda col compiacimento della sua superiorità, ci guarda dicendo io sono l'eterno femminino, io sono la figura in cui si assomma ogni perfezione. E invece questa donna ha un atteggiamento molto strano, è forse l'unico ritratto che non sia di profilo, come una medaglia, che ci esclude. Io molti anni fa studiai il dipinto accorgendomi del fatto che lei guarda una sola persona. È il più alto dipinto d'amore, è una donna che dedica tutta se stessa all'uomo che ama, che è Ludovico il Moro. E uno, vedendo che lo sguardo è dall'altra parte, potrebbe pensare che c'è un altro ritratto che ritrae lui. Non l'ha mai dipinto Leonardo, perché Ludovico il Moro è dentro di lei. Chiunque di voi ami e ama una persona sola, dedica tutto se stesso a quella donna o a quell'uomo. E qui lei fa lo stesso. Lei non ha spazio e sguardo per nessuno. È proprio il teorema dell'amore compiuto e dell'amore come devozione e dedizione. Ora, questa interpretazione è ancora una volta un dato psicologico. Questa è la donna di uno, la Gioconda è la donna di tutti. E in quanto di tutti, ognuno di noi sente che c'è una parte di sé in lei. Qui invece non possiamo in alcun modo, la sua distanza è assoluta. E la stessa cosa fa quando con grande orgoglio decide di darci quello che io ritengo il suo autoritratto. Lungamente si è parlato per un dipinto che sta alla Pinacoteca Ambrosiana di Mano di Leonardo, il numero 25. Io da qualche tempo sono convinto che questo non sia un dipinto di Leonardo, la critica lo dà ad Ambrogio De Predis e quindi è già fuori e dentro l'area dei suoi allievi, ma credo che sia il ritratto di Leonardo, che fosse così. Quando lui trentenne arriva a Milano, con quella faccia guarda negli occhi il duca e dice io sono come te, non sono un cortigiano. E la sua declinazione è quella di ciò che sapeva fare meglio. Vedete che in mano ha un cartiglio, è uno spartito musicale, perché Leonardo era, le fonti ce l'hanno, soprattutto un cantautore, a metà strada fra Zucchero e Vasco Rossi, questo era il suo mestiere principale. Andava nelle corti come cantante,
La sua parola era talmente affascinante che convinceva chiunque anche del pensiero più difficile. E poi cantava, sapeva che nel canto c'è la prima... Perché tutti guardano Sanremo? Perché in voi c'è un dato primitivo per cui l'uomo si esprime, prima che con la pittura, con l'alfabeto, con la scrittura, con il canto e con la danza. E lui era, come ci sono ancora dei cantastorie nella Toscana, voi arrivate in Toscana, e sentite la gente che inventa delle filastrocche in versi un po' cantate, all'impronta. Non sono cose che sanno a memoria, te le dicono perché in quel momento inventano qualcosa che riguarda te. E da questo punto di vista lui aveva questa prerogativa formidabile, per cui arriva a corte chiamato come musico e si porta dietro uno strumento musicale. Anche qui ci è molto utile vedere quello che ci dicono le fonti, perché c'è uno strumento di argento che lui ha inventato, con cui incanta tutti quelli che lo ascoltano e... Eccolo qua. Fu condotto a Milano con gran reputazione Leonardo al Duca Francesco, è un errore, in realtà non era Francesco, il quale molto si dilettava del suono della lira e fu chiamato perché suonasse. Era stato chiamato come un complesso rock. Lui arriva lì con i suoi e Leonardo portò quello strumento che gli aveva di sua mano fabbricato d'argento gran parte a ciò che l'armonia fosse con maggior tuba e più sonora di voce. Un clarinetto, un flauto, una tromba. È uno strumento che lui ha fatto, altri abbiamo ricostruito dai suoi disegni. Purtroppo l'abbiamo perduto, sarebbe un miracolo trovare questo strumento con cui lui ha incantato e sedotto il duca. E naturalmente cosa capita? Che quelli che erano già a corte pagati, Laonde superò tutti i musici che qui venivano concorsi a suonare e che se ne andarono. Quindi fa un effetto, come dire, di uno che viene a rompere un'armonia compiuta. Oltre ciò, fu il miglior dicitore di rime all'improvviso del tempo suo, quello che ho detto prima, cioè recitava all'impronta. Sentendo il duca i ragionamenti tanto mirabili di Leonardo, talmente si innamorò delle sue virtù che era cosa incredibile. Ecco, mi pare importante che le fonti ci dicano che lui è subito alla pari e che mette in soggezione il duca, che non gli può ordinare nulla, può pregarlo di fare qualcosa. E quindi il qualcosa che fa è molto poco. La Vergine delle Rocce, la Dama dell'Ermellino, poi sulla punta gli danno una pessima notizia, gli dicono guarda, devi dipingere il Cenacolo. No, dice il Cenacolo, no, non voglio dipingerlo, una rottura di palle, no, no, fa di tutto e ci mette 5 anni per quello che normalmente richiede 50 giorni. Un affresco, come sa bene di Gabriele, si fa con l'intonaco fresco e 13 persone si dipingono in 20-25 giorni, quindi poteva metterci 2 mesi. Ci ha messo 5 anni, teneva il cantiere aperto, faceva salotto, riceveva la gente, andava via e tornava con grande intermittenza, perché non voleva corrispondere neanche alle tecniche tradizionali collaudatissime come quella dell'affresco. E l'ha dipinto, oggi lo vedete, è come una sindone, non c'è più, è un fantasma. Perché è stato dipinto con un modo sbagliato, ma con un'intuizione formidabile, che è quella che possiamo vedere vedendo l'immagine questa, e poi chiudiamo con un'altra che ci indica cose sorprendenti. Guardiamo l'ultima cena, numero, prendiamone una, forse la 40, eccola qua. Allora, ecco, se la guardate bene, vedete qui addirittura non c'è più la pittura. Qui non c'è più la pittura, quelle macchie nere, quei riquadri, erano arazzi fiamminghi che saranno stati meravigliosi per i primi 20-30 anni dipinti a secco, quindi pieni di colori, non rimane più niente. E il dipinto è stato restaurato in 20 anni con un laborioso intervento per ricucire con piccoli ritocchi e creare una sagoma che ci conferma comunque che la sua forza è nel disegno. Guardate come il disegno consente di vedere il movimento di ognuno di quei personaggi che interferiscono l'uno con l'altro. È la prima volta, perché se andate a vedere una grande ultima cena dipinta perfettamente, come avrebbe dipinto Raffaello le stanze vaticane, numero 38, la vedete nuova, guardatela, numero 38 è perfetta. C'è la scatola della stanza, la tettoia, quelle lastre marmoree che sono il mondo romano che ritorna, il mondo classico, che foderano la stanza, le figure perfette, ognuna delle quali ferma nel suo destino, e una sola che sta invece quasi in braccio a Gesù, che è San Giovanni. Tanto ama Gesù che gli sta addosso, Giuda dall'altra parte. Ora, lui quest'opera
la vista è stata dipinta più o meno l'anno in cui lui è nato a Firenze, quindi andava a vederla, si chiama Andrea del Castagno il pittore, Cenacolo di Santa Pollonia ce l'aveva in mente, come aveva in mente un'altra ultima cena, quella di Domenico Ghirlandaio, dipinta più o meno quando lui parte da Firenze nel 1482, numero 39. Anche qua vedete un altro capolavoro con l'idea di un giardino dietro e davanti, giù dall'altra parte del tavolo, la bellissima tovaglia con i ricami delle tovaglie perugine e tutti questi santi che stanno lì un po' imbarazzati ma senza nessun rapporto l'uno con l'altro. Arriva lui e vedete che tutto cambia, guardatelo. Sono numero 40, sono quattro gruppi di tre e sono tutti assolutamente tra l'esterefatto, l'innamorato, l'incazzato, perché Dio, Gesù ha detto: uno di voi mi tradirà. E allora dice: ma come uno? Ma noi che siamo stati così vicini a te? Allora guardateli, quelli fanno, uno fa così, ma guarda cosa sta dicendo questo qui, ma che gli salta in mente, e non lo guardano neanche. Quello dice: ma non so perché abbia questo atteggiamento. L'altro fa così con le mani, come dire: io che ti ho tanto amato mi tratti in questo modo. Quello addirittura gli fa il dito così, dice: ma che vuoi, manda al diavolo Gesù. Dall'altra parte c'è uno che sembra sollevare il tavolo e tre per volta si ribellano quasi, o comunque sono esterefatti. E la scelta del momento del Vangelo in cui Cristo fa quell'affermazione è quella che determina questa dinamica psicologica. Ma la parte più divertente è quella del gruppo a sinistra, dove si vede Giuda, questa volta finalmente dalla parte giusta del tavolo, perché si è infiltrato, ed è quello di carne più scura che sta lì imperturbabile. Poi si vedono due. Quello che vedete a sinistra è quello che anni fa, voi siete troppo giovani forse, fu interpretato da un fantasista che si chiama Dan Brown come la Maddalena, per far presente che, per fare sì che a tavola ci fosse una donna. Ora, all'epoca le donne stavano in cucina, questo non andava bene, ma era così. A tavola erano solo maschi, i sacerdoti sono tutti maschi perché hanno il mandato da Gesù, e la Maddalena era una prova del pettegolezzo per dire: anche Cristo ha avuto una donna, ci mancava altro, se non ce la Dio una donna, è chiaro che gli apostoli devono essere casti, ma Dio poteva averla, quindi non è che dobbiamo pensare che sia così strano che avesse avuto un rapporto affettivo con la Maddalena. E allora Dan Brown si immagina che quello con i capelli lunghi, questo qui, sia la Maddalena. In realtà è semplicemente un ragazzo effeminato, il più giovane apostolo, San Giovanni, che ha quell'aria delicata. Però osservate qualcosa: dopo che ha fatto tutta la vita lo stalker ed è stato appiccicato a Cristo in tutti i modi, San Pietro ha un mandato da Gesù, che dice: guarda, toglimi dalle palle quel San Giovanni che è sempre lì, che mi sta addosso, che mi fiata addosso. E allora San Pietro gli batte sulla spalla e lui ci casca, porge l'orecchio e non sta più addosso a Cristo. Vedete che c'è questa V straordinaria, che è un'altra delle novità di Leonardo, cioè eliminare lo stalker, quello che per affetto, per eccesso di amore stava sempre con Gesù, si scosta e viene indirizzato da un'altra parte per ascoltare il piccolo segreto che deve raccontare San Pietro. Anche questa è una straordinaria innovazione, cioè un racconto di questioni personali, psicologiche, che poi tutta la pittura prenderà, perché il disegno così formidabile, questo movimento così straordinario, nessuno mai l'aveva concepito. Eppure l'opera è stata da lui dipinta per provocazione, perché ne rimanesse soltanto una specie di fantasma, una sindone di quello che è stato. Ecco, mi sembrava anche questo importante, vedere che lui è capace di interpretare lo stato d'animo degli apostoli e anche l'ansia infantile, affettiva di San Giovanni, che vorrebbe stargli vicino e che San Pietro allontana, perché finalmente in quel momento decisivo della sua vita Gesù sia solo. Nella solitudine lui comunica la sua condizione e il suo destino. Ecco, e dette queste cose generali su alcuni dipinti che sono di universale conoscenza, vorrei chiudere con un riferimento proprio alla Gioconda. Perché la Gioconda ha qualcosa di così singolare che uno si chiede, torniamo a vedere la sua immagine, se riusciamo a trovarla, che sarà l'immagine numero 59, voi vedete che lui veramente non cerca la verisimiglianza. Una donna così non assomiglia a nessuna, non può essere il ritratto di una persona, e invece ha questa specie di distanza da tutto, questo sorriso che non ha nessun mistero, è semplicemente un compiacimento della sua perfezione, e ci guarda così,
con la beatitudine della sua consapevolezza, davanti a un paesaggio in cui si vede che la natura sta come rigenerandosi, ricrea, c'è un caos da cui tutto parte. E allora dice, prese Leonardo a fare per Francesco del Giocondo il ritratto di Monna Lisa, sua moglie, e 4 anni penatovi lo lasciò imperfetto, la quale opera è oggi presso il re Francesco di Francia in Fontainebleau, nella qual testa chi voleva vedere quanto l'arte potesse imitare la natura agevolmente si poteva comprendere, perché qui verranno contraffatte tutte le minuzie che si possono con sottigliezza dipingere. E quindi il naso si vedeva essere vivo, la bocca non colori ma carne pareva veramente. Lui sta cercando di far vivere una persona, di far nascere una creatura nuova. E dal momento che chiunque venga ritrattato sta generalmente appeso per qualche ora e alla fine gli si malinconisce la faccia perché si annoia, lui ha un espediente solo suo, di una socievolezza tipica di un uomo che non ha nessuna forma di timidezza o di imbarazzo. Sentite cosa fa. Così come aveva aperto il cantiere per 5 anni, per cui poteva entrare e uscire chi voleva e vedere come lui dipingeva e confrontarsi con lui, qui dice, usovi ancora quest'arte che, essendo Monna Lisa bellissima, teneva, mentre che la ritraeva, chi suonasse e cantasse. Quindi davanti a lei c'era il pittore e dietro il pittore dei cantanti e gente che suonava. E di continuo buffoni che la facessero stare allegra, proprio per darle quell'aria non di fatica, di noia, ma di leggerezza, di divertimento, di distacco, di superiorità, di allegria. Di continuo buffoni che la facessero stare allegra per levare via quel malinconico che suole dare spesso la pittura ai ritratti che si fanno. Qualunque ritratto voi vedete c'è una con un'aria solenne, malinconica, distaccata, oppure appesantita dal suo stesso ruolo. E in questo di Leonardo vi era un ghigno tanto piacevole che era cosa più divina che umana a vederlo, ed era tenuta cosa meravigliosa per non essere il vivo altrimenti, cioè era una persona viva. Ecco, questa pagina generalmente non ricordata di Vasari serve per dire questo clima strano in cui lui dava vita attraverso la vita, teneva allegra una figura perché non avesse un'aria solenne di chi assume un ruolo o appartiene a una condizione sociale che deve essere rappresentata. In fondo è una donna e basta. Ecco, allora di quest'uomo così singolare, così libero, così moderno, così antitutto, così futurista, così alieno dalla pittura come impegno e obbedienza, credo che sia importante tenere conto che egli continua a insegnarci ad essere curiosi, ad avere dubbi, a non accettare idee precostituite. E allora il nostro ministro ha prima dichiarato con molta convinzione che noi siamo ciò che siamo grazie a ciò che siamo stati. E quindi ha detto qualcosa che è importante non solo per Leonardo ma per tutto quello che riguarda la storia. E allora mentre questo pomeriggio in Parlamento voteremo una nuova legge per l'educazione civica nelle scuole, che sia il modo di raccontare nel modo più semplice quello che accade nella vita civile del nostro paese e anche in civile, vorrei fare qualcosa che forse lo stupirà e chiedergli di stupire. C'è da qualche giorno un appello di alcuni pensatori italiani per la storia nella scuola. Io credo che la cosa migliore che potrebbe fare il ministro è rispondere positivamente a quell'appello, visto che lo ha detto, e che la storia sia di tutte le materie quella che si insegna con maggiore convincimento, con maggiore verità, senza piegarla alle ragioni di parte, e che sia materia di esame, perché puoi conoscere la matematica, il latino, non serve come insegna Leonardo, ma se non conosci la storia non conosci l'uomo e il suo presente. E allora, mentre noi ci avviamo in Parlamento a votare l'educazione civica, chiedo ufficialmente al Ministro, forse non interpretando esattamente il suo pensiero, che lui abbia la generosità di rispondere a quell'appello che anch'io ho firmato, non pensandolo un appello di parte, ma quello che lui stesso ha detto, che noi siamo quello che siamo stati. E senza la storia, senza quello che in parte vi ho detto, che vi ha detto lui, che vi ha detto Eddie Gabrielli, voi non siete quello che siete. Noi siamo italiani e siamo cristiani grazie a una civiltà straordinaria che dobbiamo conoscere. Se non la conosciamo, non saremo fino in fondo noi stessi.
Grazie Vittorio. Grazie Vittorio per questo, Vittorio Sgarbi, per questo, questa lezione e questo viaggio dentro la figura di Leonardo da Vinci e quindi in fondo un po' dentro ognuno di noi. Chissà il ministro come accoglierà questo, anzi lo salutiamo, un applauso perché deve scappare, come accoglierà la, diciamo, la palla che gli ha lanciato Vittorio Sgarbi sulla storia. Però ascoltando Sgarbi pensavo che se lui ha ragione, se Vittorio Sgarbi ha ragione, cioè se Leonardo da Vinci ha fallito così tante volte, allora forse non dobbiamo troppo preoccuparci quando inciampiamo durante il percorso, perché questo significa comunque che si può arrivare lontano, ed è questo un insegnamento importante che questa mattina ci lascia. Allora, avevo detto in apertura che c'erano due progetti bandiera di questa edizione di Futura dedicata a Leonardo e lo farò subito passando il testimone a Lorenzo Micheli, ma prima riavvolgiamo un attimo il nastro delle immagini dei laboratori promossi dal Ministero in questo ultimo anno, che sono successe un sacco di cose. Sono stati coinvolti migliaia di studenti con metodi innovativi, didattici innovativi, che sono diventati poi degli strumenti potenti per stimolare la vostra creatività e lo spirito di iniziativa rispetto proprio alle sfide della società attuale. Vediamo questo video e poi Lorenzo Micheli. Trouble on a bad on a frazzle them. They must see you say that we're dating off the muggle them. They must say that we have the girl them body and knuckle them. I'm a do them. Hey! The novel them. As in the club and we a pop up all the back. Them say them can't run in cause we defend and we tackle them. And the water come out and we not see them. Back up on the match and now we no care what them a say. Come in like them out and move but we no hear what them a say. We no matter what the hater them a say. Your money. Keep on the beat. Keep on the beat. Buongiorno, buongiorno a tutti. Rintracciare le origini di una storia che sta dietro alle immagini che avete appena visto, immagini del passato, e collocarla nel tempo e nello spazio è sempre un'operazione molto difficile. Oggi siamo di nuovo davanti ad un'occasione unica dopo il lungo viaggio di Futura, per accelerare le particelle di futuro della scuola italiana. Abbiamo deciso di farlo, abbiamo deciso di nobilitare la partecipazione di così tante delegazioni scolastiche provenienti da così tante parti d'Italia con due laboratori, due gare digitali, due maratone digitali che animeranno i prossimi tre giorni. Sono due competizioni, due laboratori nuovi ma che affondano la loro radice in una domanda costante che il Ministero dell'Istruzione si è posto in questi ultimi mesi, in questo grande viaggio nella conoscenza nel nostro paese. Come possiamo rendere la scuola uno strumento potente di trasformazione della società per generare valore condiviso? E aggiungeremo in questi tre giorni come possiamo raggiungere questo obiettivo richiamando la storia e richiamando il personaggio che in questi tre giorni celebriamo, Leonardo da Vinci. Questa domanda in questi mesi ha trovato una risposta in alcune azioni fondamentali alla base di tutti i laboratori che avete visto
nelle immagini alle nostre spalle, gli stessi momenti che vivrete. Da una parte la forza di una chiamata, quella delle scuole che hanno deciso di accettare l'invito del Ministero dell'Istruzione in questi mesi. La potenza di una connessione, siete parte di questi 8.000 studenti che in questi ultimi 12 mesi, grazie a questi laboratori, si sono incontrati e hanno unito in un grande esercizio il nostro paese. La forza di un ingaggio, il fatto di lavorare su temi, su sfide e su personaggi della storia del nostro paese. Questo è il momento di farlo con Leonardo da Vinci. E infine un percorso che non terminerà fra 3 giorni, ma un percorso che per alcuni di voi proseguirà, perché l'eredità del lavoro di questi giorni sarà un'eredità lunga con un pensiero lungo. E allora, che cosa faremo nelle prossime 48 ore. Nelle prossime 48 ore, considerando che le ore di lavoro per tutti voi saranno ovviamente inferiori, immagineremo, costruiremo, sperimenteremo nuove soluzioni in grado di rispondere a sfide e problemi della società. È questa l'immagine, sono queste le parole che accompagnano l'esordio di ognuno dei laboratori che avete visto nelle immagini, di cui voi nei prossimi 3 giorni sarete protagonisti. Sarete protagonisti di una maratona dove vi verrà chiesto anzitutto di condividere le vostre conoscenze, le vostre esperienze, le vostre competenze e soprattutto il vostro talento, quello che vi aiuterà a fare la differenza. Sarà una maratona a squadre perché di fatto parliamo di una competizione. Sarete inseriti all'interno di team, all'interno dei quali ci sono studenti e studentesse di scuole e città diverse del nostro paese. Faremo un viaggio di 3 giorni per raggiungere un traguardo, perché le vostre proposte progettuali fra 3 giorni su questo palco saranno condivise davanti a tutti e diventeranno patrimonio di tutti. Infine, per il gruppo e per i gruppi che riusciranno a tagliare per primi quel traguardo, un premio finale da conquistare. Vi domanderete su che cosa lavorerete, su che cosa lavoreranno gli oltre 150 ragazzi presenti qui a Roma. Abbiamo scelto 2 maratone, una maratona è il primo Junior Hack della scuola italiana, il primo hackathon della scuola italiana dedicato alle scuole superiori di primo grado, e poi un laboratorio di futuro che abbiamo chiamato Future Camp. Saranno queste i nomi e i termini che utilizzeremo per le nostre 2 maratone. Iniziamo brevemente a presentare i temi e gli ingredienti fondamentali che avremo al centro del nostro tavolo per quanto riguarda lo Junior Hack, e chiedo, perché so che sono ovviamente tutti presenti, di alzare il braccio ai partecipanti del Junior Hack presentato stamattina. Forza ragazzi, facciamo un grande applauso. Sono 80 studenti e studentesse di un'età compresa tra i 12 e i 13 anni delle scuole secondarie di primo grado di 10 città italiane. Saranno raggruppati in 9 team, in 9 squadre di lavoro, all'interno delle quali vedremo veramente rappresentato tutto il nostro paese. Saranno 3 le sfide sulle quali si confronteranno per le prossime 24 ore. E a proposito di sfide, ne abbiamo scelta una macro sfida che ha a che fare con un mondo di cui Leonardo da Vinci fu precursore. È il mondo dei trasporti, è stato detto anche in anteprima, il settore dei trasporti che vive per la nostra società un periodo di grandi trasformazioni. E allora, ascoltate bene, annotate bene, perché su questo lavoreremo insieme, partendo dalle ispirazioni delle più audaci intuizioni e scoperte tecnologiche di Leonardo, chiederemo ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di immaginare, ideare, progettare nuove macchine, nuovi mezzi di trasporto per migliorare o sostituire quelle attuali nel giro dei prossimi 50 anni. Sarà una sfida avvincente, sarà una sfida ambiziosa che metterà al centro la vostra immaginazione per pensare alle macchine che vedremo nel 2050. Lo faremo
prendendo a riferimento tre principali macroambiti, tre settori dei trasporti di cui Leonardo fu precursore. Il movimento via terra e quindi il mondo della meccanica e della locomozione, sul quale lavoreranno tre team, il team 1, il team 2 e il team 3. Il movimento via acqua e quindi il mondo della nautica per il team numero 4, 5 e 6. E il movimento per via aerea, parlando delle macchine volanti del futuro e quindi del mondo dell'aeronautica più in generale. Ci lavorerà il team 7, 8 e 9. Saranno temi molto ampi, saranno liberi e sarete liberi di esprimere tutta la vostra creatività e la vostra immaginazione, ma abbiamo scelto tre parole chiavi che devono orientare il vostro lavoro e che saranno un po' il perimetro all'interno del quale voi ragazzi lavorerete. Ideate, immaginate, progettate queste macchine pensando ad una sostenibilità rispetto al consumo di energia che avranno in futuro e quindi con un tema forte che ciascuno di noi deve avere rispetto all'ambiente. Poi un altro aspetto, quello del tempo, perché dovranno essere macchine in grado di ottimizzare il tempo. E infine un'attenzione inevitabile a quella che è la sicurezza e quindi alla salute delle persone che saliranno a bordo delle macchine che progetterete nelle prossime ore. Erano queste le sfide. Passiamo, io credo che mi debba anche rivolgere più a questo lato del cortile, a quello che è invece il Future Camp, che ha delle tematiche vicine ma comunque differenti, perché partiamo dall'esperienza che abbiamo condotto in Futura in questi mesi. Sarete 80, rappresentanti 10 scuole superiori, divisi questa volta in 10 team e, ascoltate bene, 10 sfide, per cui ad ogni team coinciderà una sfida specifica, una sfida ad hoc per voi. Che cosa immagineremo? A che cosa risponderemo? Risponderemo anzitutto ad una domanda: chi era Leonardo da Vinci? Lo abbiamo capito anche questa mattina, a seconda della persona a cui la rivolgiamo, possiamo ottenere delle risposte molto diverse, molto lontane. Per cui, ispirandoci a una delle tante professionalità che ha assunto Leonardo, ci chiederemo e soprattutto vi chiederete, attraverso un laboratorio di futuro, quali caratteristiche avranno i lavori e i lavoratori del futuro nel 2050. Sarà un laboratorio di scenario, un laboratorio in cui scriverete che cosa? Scriverete una storia. Ideate, scrivete e mettete in scena una storia in grado di raccontare come sarà nel 2050 il lavoro di chi? Abbiamo scelto 10 categorie: l'ingegnere per il team numero 1, il medico per il team numero 2, il botanico, Leonardo Botanico per il 3, l'architetto per il team numero 4, lo scrittore per il team numero 5, il pittore per il team numero 6, il musicista per il 7, il viaggiatore per il team numero 8, l'astronomo per il team numero 9 e infine il pilota per il team numero 10. Sono queste le sfide principali che si arriccheranno di una visita speciale che farete alle Scuderie del Quirinale questa sera, perché visiterete una mostra straordinaria dedicata proprio alle professioni e all'ingegno del fare di Leonardo rispetto alle professioni che avete visto. Sono queste le tematiche dei due hackathon. Vi domanderete come lavoriamo insieme, ci saranno dei mentor con voi che guideranno tutte le fasi del lavoro. Le fasi sono articolate in 4 macro tempi di questi due laboratori. Partiremo dall'analisi e dall'esplorazione del tema e della sfida. Arriveremo ad una fase di produzione delle idee rispetto a quella che è la vostra sfida.
andremo a costruire, a prototipare la vostra storia, le vostre idee, le vostre macchine nel caso del Junior Hack e infine il traguardo finale, la vostra condivisione, la condivisione della vostra proposta progettuale. Una proposta progettuale che al termine di queste tre giornate sarà valutata da una giuria che terrà conto di alcuni valori fondamentali, il valore della vostra proposta, il suo livello di innovazione ed ambizione, la fattibilità e infine la qualità della vostra presentazione, la presentazione che arriverà al termine di questi tre giorni. So quello che molti di voi in questo momento si stanno immaginando, non sanno bene e non sapete bene cosa aspettarvi, vi dico solo e vi diciamo tutti insieme che dipenderà da voi la voglia di non sentirsi in questi tre giorni solo uno spettatore e condividere già da oggi pomeriggio con il vostro compagno e la vostra compagna un'energia, la voglia di non sentirvi spettatori. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. Grazie Lorenzo, grazie per averci spiegato così bene questi due progetti pilota di Futura, Leonardo. Allora vediamo un po' di innalzare il livello di energia dell'Hackathon trasformando le sfide che avete appena sentito in musica e lo facciamo con il coro Polimnia del Liceo Crespi di Busto Arsizio, Sogna. Sognavo per l'uomo delle ali che lo staccassero dalla piatta realtà che vediamo anche oggi o domani, di farlo volare sopra aeroplani. Sì, perché chi è diverso rischia, chi è diverso lo sa e spesso si rattrista. Una mente che è un universo in una società, che è una biglia, un testo in una sillaba. La parola chiave è sogno, perché questo mondo è superficiale. Prova per un secondo a immaginare nel profondo cosa potresti fare. Sperimenta, inventa. Chi vive non aspetta, ma soprattutto sogna. La persona che sogna nella vita è la più sveglia. Spesso mi sento solo, pur circondato da mille persone. Non so quanto loro sappiano chi sono, nonostante sappiano il mio nome. Tu non sai chi sono. Pensi di saperlo, ma tu non sai chi sono. Tu non sai chi sono. Ti sei mai sentito un po' Leonardo? Incompreso e testardo. Non volevo nient'altro che sognare. Chiudi gli occhi e sogna, chiudi gli occhi e somma, chiudi gli occhi e sogna, chiudi gli occhi insomma. Chiudi gli occhi e sogna, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Sognavo un sistema per tornare a terra una volta spiccato il volo, per ricordare a me stesso chi sono, il rumore della city e il suo suono.
Sognavo dipinti enigmatici, soggetti magici per la mia era. Sognavo e pregavo come faceva Gesù durante l'ultima cena. Uomo di scienza e di arte, non puoi giocare senza tutte le carte. Non dare mai retta alla chiromante, destino sono solo le scelte fatte. Quindi pensa bene a farlo, pensa bene sempre. Pensa bene a farlo, pensa bene sempre. Se fai un quadro sii un bravo pittore, non basta la testa se non metti il cuore. Ti sei mai sentito un po' Leonardo, incompreso e testardo? Non volevo nient'altro che sognare. Bravissimi, complimenti, davvero bravi. Restate qui, tanto devo solo fare dei ringraziamenti, mi fa piacere farlo in mezzo a voi e ovviamente in mezzo a voi che avete resistito sotto questo sole cocente, finalmente una nuvola ci ha fatto un po' respirare. Siamo giunti alla fine di questa mattinata che ha aperto le celebrazioni per il festeggiamento, nonostante Sgarbi abbia detto che non si dovrebbe festeggiare una morte, ma invece in questo caso sì, di Leonardo da Vinci, ringraziando naturalmente il Polo Museale del Lazio per la concessione di Castel Sant'Angelo e anche per la disponibilità di tutto il personale. Ringraziamo tutte le scuole che hanno partecipato e in particolare la scuola Polo Blaise Pascal di Pomezia, che ha coordinato tutte le attività organizzative. Ancora un grazie a voi, un applauso a Vittorio Sgarbi per questo meraviglioso viaggio attraverso la figura di Leonardo da Vinci, e grazie a Leonardo da Vinci non per essere esistito ma per esistere a questo punto. Grazie, buona giornata a tutti e grazie ancora al Ministero, al MIUR. Grazie. Bravi ragazzi, complimenti. Brava ragazza. Ciao Vittorio. Errore mio, scusatemi, potete andare giù voi, ma non vi alzate o comunque state qui se volete in piedi, perché nell'emozione del finale non ho lanciato l'ultima performance di questa mattina. Grazie ancora ragazzi del Colo Polimnia per la loro esibizione, e adesso quello che arriva è il balletto dell'Accademia di Danza di Roma, sempre in onore di Leonardo da Vinci. Vi prego di restare qui, di goderci insieme questo finale di spettacolo, e ancora un grazie al Ministero e a tutti voi. Thank you.
Complimenti. Grazie, davvero bravissimi. Venite avanti, venite. Prendetevi l'applauso finale che vi meritate. Grazie anche a voi.